vuol dire che hai un riferimento esterno. Quando per prendere una decisione devi chiedere a qualcuno, vuol dire che hai un riferimento esterno, perché tu non sai cosa, che decisione prendere. Perché chi ha riferimento interno se ne fotte dell'opinione degli altri, se ne fotte completamente. Piuttosto uno che ha riferimento interno, se non sa cosa decidere, si fa lui un giro di tarocchi, chiede ai tarocchi, non lo so, chiede a qualcuno, ma non va a chiedere a nessun altro. Allora, è ovvio che perdurare sul riferimento interno e esclusivamente sul riferimento interno tende a diventare narcisista. Ma non che non ti tiene in pugno se continui a fare il coglione, resilienza romano. Se continui a fare il coglione, ti tiene in pugno. Tu inizia a variare questo metaprogramma, inizia a pensare a te e fottertene di quell'altra. Vai su un riferimento interno, quindi il metaprogramma che devi utilizzare tu adesso è il metaprogramma di riferimento interno, non devi fregartene assolutamente di quell'altra persona. E devi vederla come se fosse un soprammobile, come se fosse, devi depersonalizzarla praticamente, vederla come se fosse una lavatrice, perché questo è quello che fa il narcisista, no? Ma noi usiamo questo meccanismo, diciamo così. Utilizziamo questo meccanismo di autoreferenziale per sganciarci dalle situazioni che ci coinvolgono. Quindi questo è quello che bisogna imparare a fare. Questi due stati vanno gestiti. Noi dobbiamo sapere istante per istante quanto valore diamo a un'altra persona, alle decisioni di un'altra persona. E quanto valore diamo a noi stessi, quanto siamo centrati sugli altri e quanto siamo centrati su noi stessi. È ovvio che in condizioni di pace, diciamo così, è positivo essere sulla metà, no? Sono centrato su me stesso, cioè do valore a me stesso, ma do valore anche agli altri, non nel senso che sono condizionato dagli altri, ma che provo empatia con le altre persone, perché avere solo l'indice referenziale interno vuol dire che sono in empatia soltanto con me stesso. Certo che devi sparire, certo che devi sparire, resilienza, ma più che sparire, devi sparire con la testa, devi pensare a te stesso e direzionare i tuoi pensieri dentro di te, su te stesso, non sugli altri. Non sull'altra, tanto di zoccole è pieno il mondo, ne troverai quante ne vuoi, cioè anche peggio di questa, quindi non ti stare a preoccupare. Grazie Geisha. Allora, questo è il primo metaprogramma fondamentale, e se impariamo a utilizzare, diciamo così, questo primo indice referenziale, questo primo metaprogramma, è molto importante. Questo è molto importante. Il metaprogramma direi fondamentale. Vuol dire qua io mi rapporto al mondo esterno o mi rapporto al mondo interiore. Ovviamente, qual è la cosa che il narcisista è semplicemente postato solo sul meta sul è solo autoreferenziato di suo e quindi non è capace a sbloccare questa situazione. Il contrario del narcisista, che è la persona dipendente, il codipendente, è completamente spostato sull'esterno e quindi, ma non sa gestire la cosa. Noi invece, che siamo operatori, dobbiamo imparare a gestire la situazione, quindi avere l'energia sia all'interno, spostarla sia all'interno sia all'esterno. Questa è l'unica cosa che noi possiamo fare per sganciarci, cioè il distacco, quello che viene chiamato distacco dal risultato, è una sorta di metaprogramma, il distacco dal risultato è la gestione del metaprogramma di referenzialità, perché se noi impariamo a gestire il metaprogramma di referenzialità, no, ma era così per dire, Zoccolo poi non mica è un'offesa, Zoccolo è un complimento. Allora, stavo dicendo, dobbiamo imparare a gestire il metaprogramma di referenzialità. Vuol dire che io quando devo distaccarmi da qualcuno devo concentrarmi solo su me stesso, esisto solo io, gli altri non esistono neanche. E c'era interessante, no? Quella storiella del narcisisti anonimi, no? Che uno va a fare un discorso e dice: io mi chiamo Mario Rossi.
e come, di come vi chiamate voi non